Finalmente, buonasera a tutti. Sono Maria Teresa Tuccio della PS Genovese Zenzero, che insieme all'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova ha organizzato il ciclo di conferenze di cui quella di stasera fa parte. Abbiamo cominciato l'estate scorsa quando si parlava di transizione ecologica e abbiamo cominciato a chiederci che tipo di transizione ecologica vogliamo. E abbiamo cominciato a chiederlo a Gesualdi, che aveva appena scritto un articolo con un titolo molto chiaro, per una radicale transizione ecologica. E poi man mano abbiamo deciso di intervistare o di chiacchierare con varie persone che potevano illustrarci il percorso da seguire. Perché parlare di transizione ecologica, a parte che parlare di transizione ecologica da un mese a questa parte con la guerra in atto, insomma, in prima pagina è veramente delirante. Non so, da una parte si cerca il miglior modo per uscire da questa corsa sfrenata verso il baratro e dall'altra si accelera la corsa verso il baratro, insomma. Vabbè, dopo Gesualdi abbiamo invitato varie persone, le vedete elencate qui, e le registrazioni delle conversazioni con queste persone sono recuperabili dai nostri due siti, zenzero.org e ecoistitutoregge.org. La volta scorsa abbiamo invitato Grazia Francescato, avremmo dovuto parlare del spigolatrici d'ambienti, il contributo delle donne alla transizione ecologica, ma era iniziata da poco la guerra e quindi abbiamo parlato di tutto un po'. Anche questo è recuperabile sul nostro sito, sul nostro canale YouTube. Oggi arriviamo a un argomento fondamentale, è un argomento rivoluzionario, direi, perché le comunità energetiche rinnovabili sono veramente un'occasione straordinaria perché anche piccole realtà come una scuola o un paese possano produrre l'energia di cui hanno bisogno e man mano renderci indipendenti dalle fonti fossili e nucleari. Pierrico Zani e Katusha Eroe ci spiegheranno oggi come si può fare questo e se è veramente realizzabile come la promessa, se la promessa è possibile mantenerla. Prima di chiudere e passare la comunicazione allo Zenzero, dove Federico Valerio introdurrà e avvierà la conversazione, vi chiedo la cortesia alla fine di porre le domande in chat per dare a tutti la possibilità di fare domande e adesso di chiudere i microfoni e il video, cosa che faremo noi d'ufficio se non lo fate voi. Grazie mille e a te Federico. Bene, buonasera, grazie a Katiuscia e grazie a Enrico. E oggi appunto tratteremo un argomento un po' particolare, questo delle comunità energetiche. Io vorrei cominciare, le comunità energetiche sono inserite nel piano nazionale di recupero e resilienza, 3 miliardi a disposizione con degli obiettivi che Katiuscia eventualmente mi conferma. Di installare, grazie a questo sistema, 2000 megawatt di energie rinnovabili, una grande quantità, ma estremamente importante. Tenete presente che la potenza di una centrale, sia a carbone che nucleare, siamo intorno ai 1000 megawatt. Bene, Katiuscia, cosa ci puoi dire rispetto a. Cosa sono le comunità energetiche? In particolare, che novità introducono nel mercato dell'energia? Ah, intanto buonasera a tutte e a tutti, ringrazio per questo invito. Veniva detto bene all'inizio, le comunità energetiche sono prima di tutto una straordinaria occasione per ripensare al nostro modello energetico. È un pezzo fondamentale del contributo che le rinnovabili possono dare al raggiungimento degli obiettivi climatici, perché è vero che sono inserite
nel PNRR attraverso un contributo di 2 miliardi e 2 dedicato allo sviluppo di queste realtà solo nei piccoli comuni. Questo a sottolineare l'incidenza e l'importanza che possono avere queste realtà nei territori con più difficoltà, perché il fatto che si sia scelto di dedicare le risorse del PNRR ai comuni sotto i 5.000 abitanti è stato fatto proprio per cercare di massimizzare i vantaggi dal punto di vista ambientali e sociali che le comunità energetiche possono avere. Scusa Catuscia, quindi questi 2,3 miliardi sono a disposizione dei comuni sotto 5.000 abitanti, è così? Saranno a disposizione dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti nel momento in cui usciranno i bandi e quindi è importante che i piccoli comuni si facciano in qualche modo trovare pronti attraverso una progettazione e uno studio di come poter realizzare le comunità energetiche in quei territori. Che cosa sono però le comunità energetiche? Sono di fatto dei soggetti giuridici, prima di tutto, fatti da che possono essere associazioni come APS, quindi Che vuol dire associazioni di APS? promozione sociale. Scusa. No, no, io lo stavo per dire perché è importante che le Va bene. sigle APS da solo può Scusa. significare tutto e nulla, quindi Cerco di fare la parte del cittadino poco ci informato. sta, ti è assolutamente correttissimo e giusto. Possono essere cooperative energetiche. Possono essere imprese sociali. Il punto vero che stabilito dalla normativa è quello del fatto che le comunità energetiche devono essere soggetti giuridici no profit. Quindi vuol dire con tutte le regole del no profit e i cui ricavati, come in qualche modo le risorse generate dalle comunità energetiche, devono essere utilizzate per scopi ambientali e sociali. Che cosa vuol dire questo? Che le comunità energetiche sono dei soggetti che consentono a cittadini, imprese, amministrazioni, enti del terzo settore, grazie al recepimento della RED2, della nuova direttiva europea, al recepimento che l'Italia ha fatto della direttiva europea, di cui però stiamo ancora attendendo i decreti Certo. attuativi. E su questo oggi siamo usciti anche su un ritardo dell'ARERA decisamente inaccettabile su uno strumento così importante, però è uno strumento che consente a tutti questi soggetti di fare una cosa fondamentale, produrre energia da fonti rinnovabili e scambiarcela. E questa è la novità, no? Vero? Perché questa è proprio la cosa nuova. Tutti diventiamo produttori e anche utilizzatori dell'energia che abbiamo prodotto. Diventiamo non produttori, tutti diventiamo soggetti attivi del sistema energetico, perché questo vuol dire che dentro le comunità energetiche ci sono tre ruoli: il produttore, colui che investe nell'impianto, che produce energia e che la può mettere a disposizione della comunità energetica; l'autoconsumatore, che è colui che investe sul proprio impianto, consuma parte della sua energia necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni e l'energia in più la immette nella comunità energetica a disposizione dei soggetti che ne fanno parte. Il terzo ruolo è quello del consumatore. Io non ho possibilità di investire su una tecnologia che mi consente di produrre energia da fonti rinnovabili, ma consumo quella che il produttore e l'autoproduttore hanno messo a disposizione. L'importante è che faccia parte della comunità, giusto? È così? Assolutamente. Questo scambio avviene tra soggetti che fanno parte della comunità energetica, secondo delle regole di scambio e di ruoli e di comportamenti stabiliti all'interno della comunità energetica. Quindi io e lei possiamo essere una comunità energetica, lei è il produttore, io il consumatore, e stabiliamo le regole di scambio, ovvero ad esempio il prezzo dello scambio. E lei può decidere di donarmi la sua energia Interessante. gratuitamente. Ora, Bene. gratuitamente mai, perché lei avrà un costo sulla manutenzione dell'impianto e quindi Certo. almeno però
secondo gli studi che abbiamo fatto e secondo anche le prime esperienze, tra cui anche le stesse nate grazie al lavoro che abbiamo fatto come Legambiente, margini di vantaggio economico per coloro che entrano a far parte di una comunità energetica possono andare dal 25-30% o anche in più di riduzione dei costi in bolletta. Va Quindi bene, senti, quasi mai ne parliamo, perché l'argomento è importante. Volevo tanto chiederti che tipo di fonte energetica prevede la comunità e poi qual è quella che pensi che anche in base alla tua esperienza sia quello prevalente. allora, Posso usare tutte le fonti energetiche rinnovabili si possono come utilizzare comunità? tutte le fonti rinnovabili, anche quelle termiche, perché in realtà la RED2 parla anche di fonti termiche. Che Le sarebbero? fonti termiche sono lo scambio di energia termica Ah, ecco. attraverso, ad esempio, teleriscaldamento Teleriscaldamento. a Però a biomassa. prescindere dalla fonte, scusa, in questo caso è un po' particolare. Sì, perdonatemi, ma la mia webcam va e viene come, esattamente come decide lei. Vabbè, compare il tuo nome, quindi va bene lo stesso. Ok, però dice che è impossibile perché è interrotto dall'organizzatore, in caso. Prego. Riavviare la webcam perché è Ah, interrotto. scusami. Scusami, prego, fai. Io non ho fatto niente. Ah, e guardi, io sono davvero abituatissima che la mia webcam decide Ha lei. fatto tutto da sola. No, Sì. come con Katiuscia, ecco, Sono adesso forse arrivo. tornata. Vai avanti tranquilla, tanto compare il tuo nome, sentiamo la tua voce, sappiamo No, chi ma sei. adesso è Però tornata. Brutto. sei tornata. Meglio. Quindi dicevo, tutte le fonti rinnovabili Ok. con dei limiti legati alla potenza. Ecco, spiegaci un po' questo. Allora, la normativa sperimentale, diciamo, dava due limiti. Il primo è legato al perimetro delle comunità energetiche, ovvero le prime che sono partite, come quella di Napoli, il perimetro della comunità energetica era intorno alla cabina secondaria. Che vuol dire questo? Ce lo spiega un po'. Ovvero l'energia prodotta, diciamo, provo a semplificare il Sì, concetto. certo. Immaginiamoci la grande centrale a carbone, o a gas, comunque una Certo. qualsiasi grande centrale, produce una quantità di energia prima di arrivare nelle nostre case. Diciamo, quell'intensità di energia deve essere ridotta per la capacità della rete che arriva dentro le nostre case. Quindi tu passi da elettrodotti di alta tensione Certo. ad altissima tensione, a bassa tensione, a altissima, alta tensione, media tensione, bassa tensione, fino ai 220 kW. Che sono quelli che ti arrivano a cacca. Le cabine di trasformazione sono quelle che consentono questi passaggi. Bene. La cabina secondaria è in qualche modo la cabina che arriva e che permette in qualche modo di distribuire energia all'interno delle utenze, diciamo, domestiche. Io semplifico molto. Sì, certo. Quindi e questo voleva dire avere un numero di utenze anche molto limitato, 20, 30, 40, 50. Ora, con la direttiva nuova, con il recepimento della nuova direttiva, il perimetro della cabina passa da secondaria a primaria, quindi questo vuol dire passare da poche decine di utenze a migliaia di utenze, perché una cabina primaria può contenere 30-40 mila utenze diverse. La seconda cosa importante è la potenza degli impianti. Mentre prima gli impianti erano impianti massimo da 200 kW, anche per ragioni legate alla rete stessa, di supporto di produzione alla rete stessa, con il passaggio alla rete primaria gli impianti potranno essere di dimensione massimo di 1 MW. Quindi questo vuol dire ampliare notevolmente quelle che possono essere le capacità di sviluppo e di produzione. Ovviamente non 1 MW a comunità energetica. Certo. 1 MW è impianto, quindi questo vuol dire che dentro la comunità energetica ci possono essere tanti impianti diversi. Ora, un elemento Scusa, fino davvero. ad arrivare a 1 MW complessivo? No, Così? 1 MW a impianto, Ogni quindi. impianto al massimo può essere 1 MW. Esatto, diciamo Ok. io, lei e Pierenrico a cui do del tu, siamo i tre elementi, io, Pierenrico, possiamo fare 2 impianti da 1 MW. Va bene. Cosa però importante delle comunità energetiche? Come dicevo prima, le comunità energetiche si basano sullo scambio di energia.
Quindi, mentre noi siamo nati come paese con un sistema incentivante che era legato alla produzione, che molti hanno criticato, con valutazioni diverse, ma non è questo il tema questa sera, il conto incentivo, il conto energia che era molto generoso, basava l'incentivo sulla produzione tout court dell'impianto. Quindi quello che veniva prodotto veniva incentivato dallo Stato. Ora noi siamo in un momento totalmente diverso. Siamo con un incentivo e con comuni energetiche che si basano, come dicevo prima, sullo scambio, quindi la cosa sulla condivisione. Quindi la cosa importante è fare in modo che le comunità energetiche, che i soggetti che fanno parte delle comunità energetiche, consumino energia nel momento stesso in cui questa viene prodotta. Questo è il secondo Novità. elemento rivoluzionario delle comunità energetiche, quindi vuol dire che l'incentivo previsto dallo Stato mi verrà dato soltanto sulla parte di energia che io sto condividendo con la comunità energetica. In che modo? Facciamo l'esempio di un impianto solare: produrrà prevalentemente, ovviamente, quando c'è il sole, nelle maggiori ore di picco, dalle 10 più o meno alle 4, e produrrà la sua maggior quantità di energia. Io devo fare in modo, dentro la comunità energetica, che l'energia prodotta in quella fascia oraria dal mio impianto solare sia consumata dai miei utenti della comunità energetica. Quindi che cosa vuol dire? Che la lavatrice non la faremo più la sera, ma l'andremo a fare nei momenti in cui l'impianto, Tendenzialmente, sì. perché l'energia che io consumo prodotta dall'impianto, in qualche modo messo in condivisione, è la parte di energia che mi viene Bene. incentivata. Quindi semplifico: tanto dalle 10 alle 11 produce 100 e i miei utenti consumano 80 in quella stessa fascia oraria. Non è energia diretta, stiamo parlando di energia virtuale, perché l'energia immessa in rete è consumata nel primo punto di consumo. Se io ho un utente della mia comunità energetica che sta a 1 chilometro da me, magari nel frattempo ho altri punti di consumo. Però virtualmente l'impianto sta producendo 100 dalle 10 alle 11. Se Pierenrico consuma 80 dalle 10 alle 11, quella parte di energia che sta consumando Enrico è quello che mi verrà incentivata dallo Stato. La parte che Pierenrico non mi sta consumando viene immessa in rete. E Nella rete generale. qual è la differenza? Che l'incentivo dell'energia condivisa vale, diciamo, secondo la vecchia normativa, ora vedremo gli aggiornamenti, però per darvi un'idea, vale 110 euro a megawattora. L'energia immessa in rete, quindi venduta alla rete, vale 10 euro a megawattora. Quindi quello che sarà importante fare nella costruzione di una comunità energetica è studiare le ore di produzione dell'impianto e fare in modo che la maggior parte dei consumi dei miei utenti sia concentrata in quella fascia oraria. Bene, scusa Katiuscia, io volevo adesso sentire Pierenrico perché volevo che lui ci desse qualche elemento per capire. Allora, tu hai già detto che possiamo utilizzare diverse fonti di energia rinnovabile. Quella che io penso si presti di più all'utilizzo, anche all'installazione, è proprio il fotovoltaico, cioè diciamo così, mettere una comunità che si costruisce un generatore eolico oppure una diga per trasportare l'acqua, la vedo un tantino più difficile. Mentre invece il fotovoltaico indubbiamente è molto più flessibile. Ecco, quindi Enrico, che tu hai questa esperienza, insomma, confermami che tu sei stato come Ansaldo di Genova. Uno dei primi costruttori di cellule fotovoltaiche in Italia. Ecco, allora, un generatore fotovoltaico, quanta energia solare può produrre? Che dimensioni può avere? Ecco, per poter coprire, come dire, i consumi domestici di una casa, tipo, hai qualche informazione a riguardo? Sì, parecchio, Dici. parecchio. Perché dal punto di vista una singola casa piccolina, cioè diciamo una casa familiare con una ventina di metri quadri,
di pannelli, quindi diciamo con 10 pannelli e praticamente diventa quasi autonoma. Quindi produce tutta l'elettricità che quella casa, quella famiglia in tipo, media durante tutto utilizza. L'anno. Perché adesso, fino a questo momento, si funziona, diciamo, uno scambio sul posto. Cioè, certo. Però, come dice Katiuscia, sta cambiando parecchio. La cosa è estremamente interessante, perché non è detto che io quello che produco a mezzogiorno mi serva, lo devo dare anche a qualcun altro. Posso darlo a qualcun altro. E ci sono già tutte le elettroniche pronte. E mi stupisce. Bisognerà pensare bene, come diceva Katiuscia, che sono adesso due livelli. Cioè il primo livello basso, che è quello della cabina elettrica piccola, a cui si collegano 20, 30, 40, 50 case, che dipende perché è piccola. Perché se noi produciamo troppa energia solare tutta insieme, non sovraccarichiamo questa cabina elettrica. E tenete conto che di solito tutte le case sono già interconnesse tra di loro, dalla rete elettrica, e tutte fanno riferimento alla cabina elettrica. Quindi se noi usiamo tutte le case in parallelo con le loro batterie, i loro inverter, si può capire come funziona. Volevo quel filmato... Ci puoi spiegare intanto cos'è l'inverter? Ti dispiace, perché non credo che tutti lo sappiano. L'inverter è quello che trasforma la corrente continua dei pannelli. Il pannello produce corrente continua, giusto? Il pannello produce corrente continua, l'inverter la fa alternata. E la parte a 220. Quella che noi usiamo in casa. Va bene, quindi la rende compatibile con tutti gli elettrodomestici che io ho in casa, giusto? Niente, noi non ci accorgiamo di niente. Certo. Dal punto di tuo vista, qual è la novità che qui introducono? La novità, come diceva Katiuscia, è rivoluzionaria, perché evita di produrre energia quando non serve. Perché attualmente in Italia noi abbiamo installato 22 gigawatt di fotovoltaico, ad esempio, più il vento. Ebbene, questa energia molte volte di giorno non viene usata. Non viene usata perché non c'è nessuno che la consuma. E quindi, a casa a mezzogiorno non c'è nessuno, sono tutti a lavorare o a scuola. No, sì, però... Sì, va bene, d'accordo, certo. Mediamente, mentre magari potrebbe servire. E, non c'è ne, e quindi c'è un enorme spreco anche di denaro da parte dello Stato, perché lo Stato comunque non paga questa energia. Invece se noi facciamo le piccole comunità e poi le grandi, in questa maniera, come diceva Katiuscia, siamo, come si dice, incentivati a scambiarla. Quindi sui tetti delle singole case noi dobbiamo mettere dei piccoli impianti, li condividiamo. E questo mi pare la novità, no? Che piccoli impianti condivisi. Esistono poi già tutta l'elettronica pronta, quindi non c'è per farla non c'è problema. Quello che invece Katiuscia viene gestiti bene è che c'è una novità grossa, che devi fare delle cooperative oppure delle associazioni. Mettersi d'accordo, e questa è la parte più difficile. Questo è un lavoro burocratico, tipo un amministratore di condominio, che richiede delle competenze che non ci sono. Non so se è chiaro. Cioè, quindi avremo bisogno di un amministratore della comunità energetica, è quello che stai dicendo. Abbiamo bisogno di costruire, di addestrare delle persone che vanno di casa in casa, gestiscono a livello paese oppure tra grandi impianti, perché un megawatt è già grande, sono un paio di ettari, e quindi bisogna che nasca veramente. Ci sono per i grandi impianti, già ci stanno pensando le grandi società di distribuzione dell'energia. Per le piccole, nei paesini, dove basta una cabina elettrica, dove bastano centinaia di case, 30-40, ci si sta dentro tranquillamente ed è possibile condividere l'energia in maniera elettronica facilmente. Ecco, però abbiamo bisogno di questo amministratore anche nel caso di piccole comunità. E anche in questo caso, per quanto tu lo puoi fare, sì, perché li devi collegare tutti e devi... Katiuscia, scusami, tu che stai seguendo per Legambiente, poi confermami questi aspetti anche normativi e legali a livello nazionale. Ecco, su questo aspetto che mi sembra importante e delicato, ci puoi dare qualche aggiornamento? È vero che parliamo qua di avere l'amministratore. Parliamo di una cosa molto giovane,
No, sono le prime, è nata un anno fa, cioè nel senso per cui è. Però il vantaggio è che essendo una cosa davvero molto attesa, in realtà ci si sta già organizzando molto bene, nel senso che per le piccole basta davvero, per esempio nel caso di Napoli, dove sono però 40 famiglie, e siccome il regolamento si scrive internamente tra le 40 famiglie, si è optato per come dire, gestione molto semplificata. Non basata nel primo anno su, ad esempio, la contabilizzazione precisa per famiglie su energia condivisa, e quindi si è deciso di attuare una regole uguali per tutti, ricavato diviso tutti, come dire, in qualche modo. Dall'altra, però, è ovvio che la crescita dei numeri complica molto la cosa, e questo in realtà vale anche per le piccole, perché è giusto che poi le famiglie e gli utenti vengano premiati anche in base all'essere virtuosi, no? E su questo, facilmente. Contatori digitali come quelli che abbiamo ormai nei termosifoni per contabilizzare il calore condominiale e allo stesso modo contabilizzatori elettrici 2G, 3G e software di gestione. Il GSE a cui la comunità energetica è registrata e verifica produzione dell'impianto e, come dire, condivisione della fascia oraria, manda alla comunità energetica quella che è il ricavato degli incentivi, e poi tramite un facilissimo sistema di un software di gestione, come succede per i millesimi condominiali. Quindi è vero che avremo bisogno di nuove figure professionali, ma questo è uno dei vantaggi delle comunità energetiche, perché questo è un paese che ha bisogno di posti di lavoro. E quindi è bene che nell'innovazione ovviamente si sviluppino nuove figure professionali, però anche in base alle esperienze che sono già in atto, non soltanto in Italia, e anche ripeto, ai software, all'innovazione, a tutta una serie di strumenti, la questione, diciamo, la gestione della comunità energetica non è difficile. Come riusciamo a dividere i millesimi del calore, sarà facile distinguere e dividere. Come dire, no? I vantaggi delle comunità energetiche per le utenze. Quello che è importante è sottolineare che ovviamente siamo in una fase nuova, in qualche modo anche sperimentale. E l'altra cosa invece importante è che ci saranno diversi modelli di comunità energetiche. Per esempio, per i condomini, per quelle che sono le configurazioni di autoconsumo collettivo, lo può fare tranquillamente anche lo stesso amministratore condominiale. Ci sarà una formazione, però d'altronde queste sono cose nuove ed è bene che, come dire, non solo ci siano nuove figure professionali, ma che ci sia anche un po' di aggiornamento in ambito più condominiale, perché poi spesso gli amministratori condominiali su questi temi purtroppo sono un po' assenti. Scusa Catiuscia, perché mi sembra che Piero abbia recuperato il suo video. Vai. Se lo possiamo vedere? Facciamo così? Parlo io. Vai. Allora, sì, già avevo fatto un PowerPoint prima di sentire quanto diceva Catiuscia, che è molto più interessante. Perché io volevo dare solo per immagini, per chi ascolta, che cos'è poi in realtà una comunità, un villaggio elettrico, cioè. Ritorniamo all'idea del villaggio tipo Monteriggioni, dove ci sono tutte le case che sono tra di loro collegate storicamente. Quindi io posso benissimo pensare che siano collegate tra di loro elettricamente dalla stessa cabina elettrica. Anticamente si usava la chiesa, adesso si usa la cabina elettrica. Questo è un altro esempio di un villaggioino piccolo, una piccola comunità con tanti pianti. Come funziona? Funziona così, cioè una comunità energetica si scambia l'energia. Ci può benissimo fare, vi faccio vedere come è fatta una casa. Vabbè, prendiamo questa. Nei paesi, come vedete, ho messo tanta la stessa casetta dappertutto. Come vedete, una casa qui ha sul tetto
una ventina di metri quadri di pannelli, con cui è abbondantemente alimentata. Ci sono anche due pannelli scaldacqua. Poi, come si vede, abbiamo tutte le utenze della casa che sono, funzionano elettricamente. Ad esempio, questa è la pompa di calore, che sfrutta l'energia del calore esterno dell'ambiente. Abbiamo poi tutto nel basamento, abbiamo l'inverter, che è quello rosso, che è quello che trasforma la corrente che viene dal tetto in continua, trasforma in alternata e la mette nella rete. E c'è anche la batteria. Poi in qui questo sotto caso c'è un accumulo di energia. Un accumulo che serve per far dare un'idea generale di come funziona. In più, sì, questa casa c'è anche una tettoia dove sotto ci mette la macchina elettrica che sarà carica. Tutte queste case, supponete di averne 30, 40, 50, le potete collegare tra di loro, stando però sempre sotto una cabina elettrica piccola, perché la cabina elettrica ha una certa potenza, più di tanto non potrà accettare. E le regole che diceva Katiuscia, che sono quelle che poi limiteranno la potenza nelle comunità piccole, cioè nella cabina, come diceva, secondaria, solo che uno non può mettere un impianto da un megawatt in una cabina elettrica secondaria. Sono tante casettine. Questo qua però ha il vantaggio che quando io vado via e chiudo la casa, tutto il mio impianto funziona comunque. Quindi lo posso benissimo usare o far usare ai vicini. Con dei sistemi comunque l'elettricità prodotta. Tutti pronti, quindi basta, niente, funziona automaticamente. Alla fine, ogni tanto, ci sarà l'amministratore che tirerà giù i dati e chiederà l'incentivo al governo, perché l'energia prodotta viene poi incentivata piuttosto bene, perché 110 a megawattora è molto buono. Sono, ecco, questo non so se Katiuscia può risponderci. Quindi vuoi ribadire magari il concetto? Questo per le piccole, poi per... C'è anche la possibilità di farlo, scusi, finisco. Sì, prego, prego. Katiuscia, sempre che io. Questo qua. Ecco, questo. Non c'entra niente. C'è il mattitone fotovoltaico. Sì, io non lo vedo, ma lo vedete voi. Noi lo vediamo qui di lato. Ecco, il mattitone. E sarebbe sempre il mattitone, per chi non è di Genova, è questo grande grattacielo che vedete sulla destra dell'immagine. In un progetto che stiamo vagheggiando di fare è quello di coprirlo di pannelli fotovoltaici. Quindi con la prova che i pannelli funzionano anche se sono verticali, giusto? Ogni piano diventa parte, diciamo che è una comunità. Certo. In questo caso, se gestiamo bene l'impianto, gli impianti, ogni pianto ce n'è uno, noi avremo quindi l'incentivazione a usare tutta l'energia dei piani, oppure di cederla ai piani che sono vuoti momentaneamente. Potrebbero essere anche ceduti alle case vicine, scusami. È così. Potrebbero anche essere ceduti alle case vicine. Oppure ceduti ai vari condomini che sono intorno al mattitone. Quindi il villaggio elettrico diventa un condominio elettrico. Sì, vabbè, in questo caso c'è una grande struttura. Questo sempre se siamo sotto una cabina piccola, dove non c'è una grande possibilità di mettere tanta potenza. Invece, quello che diceva Katiuscia, che non avevo capito, non avevo letto bene, è che si può allargare ai grandi impianti. E questa è una cosa molto più importante, perché rende interessante ai produttori di grandi impianti, chi ha capannoni ad esempio, di collegarsi tra i vari capannoni e usare questa energia quando serve. Senti, volevo chiedere a Katiuscia questo aspetto dell'economicità, lei l'ha già accennato. Ecco, diciamo così, in questi mesi, questi giorni in cui il prezzo dell'energia elettrica è balzato alle stelle, rischia anche di andare più su, con tutti anche i problemi che abbiamo se poi il metano russo non ci arriverà. Ecco, chi ha, ecco, le comunità energetiche dal punto di vista delle spese, come sono messe in questo, potrebbero essere messe in questo momento? Cioè, a loro risentono di queste problematiche a livello, penso, internazionale, insomma, dell'aumento dei prezzi? Vuoi qualche informazione a riguardo? Non ne risentono tanto quanto le famiglie che in questi anni hanno investito comunque sull'autoproduzione, anche attraverso lo scambio sul posto.
Perché il vantaggio è proprio il fatto che questa energia elettrica come dire, in qualche modo si inserisce nella tua bolletta. Nel caso della comunità energetica, l'energia che tu stai consumando dalla comunità energetica è ovviamente energia che tu non prelevi dalla rete. E mentre quella che prelevi dalla rete dipende per il 70% dal gas, per l'80% in generale, per il 60% della parte elettrica dalle fonti fossili, ed essendo questa la parte in questo momento sotto accusa, è evidente che tutto quello che tu stai prelevando dal tuo impianto, che sia un impianto condiviso, che sia un impianto collettivo, che sia un impianto personale, ovviamente andrà a incidere sulla tua bolletta. I casi in generale, per il limite che in qualche modo hanno, ad esempio, gli impianti solari fotovoltaici, che producono energia anche quando non è detto che a te serva, quindi no, se non hai un accumulo, incidono sul risparmio di circa il 30%. Se posso, per rispondere soltanto alla domanda, se uno non fa parte della comunità energetica, continua a prelevare energia dalla rete come ha sempre fatto e a pagare energia per intero al suo gestore. E se io faccio parte di una comunità energetica, l'energia che prelevo dalla comunità energetica la prelevo dalla comunità energetica e ne rispondo alla comunità energetica secondo le regole e i prezzi che abbiamo stabilito. Per la restante parte, ovviamente, non è che io mi stacco dal mio gestore. Per la restante parte continuerò a pagare la mia normalissima bolletta. Però, ripeto, senza accumulo, una comunità energetica consente di avere risparmi che vanno dal 25-30% in su in base alla virtuosità dei componenti. In base alla... Federico, sei senza microfono. No, è Piero che ha chiesto in base a cosa hai detto? In base alla virtuosità, cioè a quanto più io mi comporto meglio. I parametri sono questi: ridurre i consumi di energia per fare in modo che quella prodotta dagli impianti da rinnovabili sia a disposizione di quanti più utenti possibili, e consumare energia quando sta producendo l'impianto da fonti rinnovabili. Questi sono due parametri che determinano il successo di una comunità energetica. Per far capire l'importanza di quello che sto dicendo, una comunità energetica funziona bene se l'energia condivisa è pari o superiore al 70%. Sotto iniziamo ad andare pari. Quindi bisogna che queste regole vengano in qualche modo seguite. Volevo anche chiederti, a questo punto una comunità energetica non ha gli oneri di sistema, insomma non deve pagare tanto per dire lo smaltimento dei rifiuti radioattivi che stiamo pagando noi. Puoi Esageriamo, confermare? non esageriamo. Devi pagare l'amministratore. No, no, non è così, non è che non si pagano tutti gli oneri di sistema, attenzione. Spiegacelo. Siccome funziona che l'energia prodotta da un qualsiasi impianto viene consumata nel punto fisico, nel punto di consumo più vicino, indipendentemente da quello che io da dove sto producendo. L'idea della comunità energetica è che se io raggruppo i cittadini, le utenze, l'energia prodotta da quegli impianti andrà ad essere consumata dalle utenze molto vicine. Quindi l'unica voce degli oneri di sistema che vengono a ridursi, stabiliti per legge, sono quelli sugli oneri di trasporto, perché ovviamente si utilizza meno la rete, e poi c'è un'altra conseguenza. Utilizzando meno il kilowattora della rete si riducono in proporzione tutti gli altri oneri di utenza e tutti gli altri oneri di sistema che si pagano per kilowattora consumato. Quindi, però, diciamo che il vantaggio complessivo tra incentivo, riduzione degli oneri di trasporto, eccetera, si aggira sempre secondo i vecchi incentivi. Ora, quando usciranno i nuovi, faremo i nuovi calcoli, tra i 160 e i 170 me euro a megawattora. Quindi una cifra decisamente molto importante. Ma, ecco, c'è questo aspetto anche dell'aspetto sociale delle comunità energetiche. Penso che proprio
l'esperienza che tu stai seguendo a Napoli ne sia una dimostrazione. Ce la vuoi illustrare? Come molto aspetto particolare, diciamo. Quello è l'altro aspetto che determina il successo delle comunità energetiche e soprattutto che cambia notevolmente, faccio l'esempio, rispetto all'amministratore di condominio. L'amministratore di condominio, il compito tendenzialmente è quello di semplifico, no? In qualche modo tu hai spese che devi sostenere e l'amministratore te le notifica e tu le devi pagare. Nella comunità energetica, come dicevo prima, se il livello di condivisione dell'energia è pari al 70%, deve essere pari al 70% per essere una realtà di successo, vuol dire che il ruolo dei cittadini, degli utenti che fanno parte di quella comunità energetica è determinante, non soltanto per andare a identificare quei comportamenti che meglio indirizzeranno i consumi verso quelle fasce orarie, e saranno cose scelte in maniera collettiva, perché indipendentemente dalla forma, in qualche modo, cioè, siccome parliamo di soggetti no profit, che sia una società o no profit, un'impresa no profit, che sia una onlus, una PS, una cooperativa, le scelte sono collettive. E devono essere collettive proprio per il successo, perché se io ho una comunità energetica come quella di Napoli, in cui il 60% dell'energia viene immessa in rete nella comunità energetica, e non ho 40 famiglie che decidono di concentrare i consumi, la lavatrice, la lavastoviglie, non lo so, ora stirare, sì. Immagino, ora faccio tutti gli esempi, ma anche eventualmente ricaricare una macchina elettrica, ricaricare i cellulari, mettere in carica un portatile. Ci sono degli stili di vita che devono essere conseguenti, quindi il senso di comunità si sviluppa su quello, ovvero sul raggiungere il maggior successo, ma anche e soprattutto, cosa importante, su come io utilizzerò le risorse economiche. E siccome le risorse economiche vanno utilizzate per obiettivi ambientali e sociali, e non per i miei interessi personali e per andarmene in vacanza, l'obiettivo deve essere comune. E può essere quello di ridurre la bolletta, come noi facciamo a Napoli, oppure, come sta accadendo in altri casi, dove ci sono, ad esempio, comunità energetiche che nascono dalle amministrazioni pubbliche, ad esempio andare ad aiutare a dare energia elettrica gratuita per le famiglie più in difficoltà, oppure utilizzare le risorse per fare illuminazione pubblica, oppure, come stiamo proponendo in alcune delle storie che stiamo seguendo non ancora nate, utilizzare le risorse, per esempio, immaginate una comunità energetica che nasce dentro una scuola. Puoi farci la biblioteca della scuola, la biblioteca di territorio, puoi aiutare le famiglie a pagare la mensa, puoi aiutare con le risorse della comunità energetica, posso comprare il pulmino elettrico che mi va a prendere i bambini che hanno più difficoltà o che sono più lontani. Immaginate un servizio di questo genere nei piccoli comuni, dove hanno una scuola in 10, 12, 15 piccoli comuni e la necessità di dover affrontare una spesa di questo genere. Scusa, Luigi, Zani, scusa, hai qualcosa da farci vedere? O... Ma volevo farvi vedere solo perché sto seguendo. Ti dispiace, poi facci vedere e poi passiamo. Vediamo un attimo anche le domande che stanno arrivando. Perché è molto più complesso di quanto può dare un filmato. Comunque, questo ve lo faccio vedere. È un filmato di una ditta che esiste nel Vicentino che produce già tutti gli aggeggi per creare una comunità elettrica, giusto per dare un'idea, a parte che è un filmato abbastanza così, è abbastanza bello quando ci sono le casette che si vede. Questo per dare un'immagine a chi ascolta, perché a parlare di kilowattora e di... Va bene, faccelo vedere. Ce l'hai? Tu stai condividendo il PowerPoint col matitone in questo momento, Piero? Ah sì, non vedete il filmato? No, non lo vediamo. È un po' che c'è il matitone, la slide del matitone. Te la chiudo io? Abbiamo. La chiudo io? Facciamo chiudi un'altra. Chiudi tu, sì. Chiudi il matitone. No, mi dispiace. Vabbè. Riparti con la condivisione dell'altra... Sì, sì,
Vediamo, ultima prova. Vediamo. Qui adesso condivido, vediamo un po'. No, perché sono abituato a Teams. Forse ce l'abbiamo, dai, forse c'è. Questo è un filmato. Questo è un filmato. No, questo è il punto più carino, dove si vede la casa con la sua batteria, con lo storage, e quindi la batteria che funziona, e tutte le case che sono collegate elettricamente, ma anche si scambiano l'energia, si calcolano tramite il cloud internet, e quindi alla fine, giorno per giorno, viene completamente tutto calcolato e suddiviso dei costi. Quindi questa sarebbe la base. E questi, diciamo, sistemi ci sono e funzionano, insomma. Le cose. Come? Dicevo, questi sistemi cloud che stai fatto vedere esistono già? Sì, sì, esistono già. E avranno un costo, immagino, no? Ma relativo, no, neanche tanto. Perché intanto gli impianti, allora, il costo di un sistema come questo è che comunque tu devi comprare l'impianto elettrico, l'impianto fotovoltaico, l'inverter, chiamare l'elettricista. Poi questa ditta fornisce degli aggeggi da mettere direttamente sul contattore, e questi calcolano quanta energia produci, consumi. Abbiamo un'idea di quanto potrebbe costare? Cioè, una comunità quanto deve pagare per avere tutto questo? Cioè, abbiamo qualche informazione a riguardo? No, questo no, poco. Stanno nascendo adesso tutti i primi. C'è qualche elemento in più? Ma comunque costa molto. No, perché siamo veramente agli inizi, e soprattutto consideriamo l'idea che siamo partiti in una fase sperimentale, quindi con poche utenze, e quindi, come sapete bene, quando passiamo a utenze maggiori, poi i costi cambiano notevolmente. No, certo, ma questa Regal Grid è poca roba, sono dei piccoli aggeggi che mi pare affittano a qualche decina di euro al mese, e che permettono quindi alla comunità generale, collegandoli tutti, già a calcolare quant'è l'incentivo che deve pagare lo Stato, perché si fa il calcolo diretto di quanto viene usata localmente. Quant'è il vantaggio di un sistema come questo della comunità? Poi è che per gestire tutte le case di una comunità, dato che condividiamo, probabilmente si possono mettere, come dice Katiuscia, un 70% di moduli invece del 100%, cioè probabilmente avanza energia da dare a chi non ce l'ha. Katiuscia, cosa pensi al riguardo? Sì, cioè, diciamo che il tema della comunità energetica si basa su un principio diverso, che è quello della condivisione, e anche sul fatto che, immaginiamoci, che questi non sono soggetti fissi, nel senso che la legge stabilisce che non puoi costituire una comunità energetica chiusa, ovvero devono essere soggetti aperti, e chiunque può fare domanda di entrata e di uscita, secondo le regole che tu hai stabilito. Quindi questo vuol dire che tu partirai con un impianto fotovoltaico, un impianto eolico, tra l'altro una cosa importante anche rispetto a questo, poi se posso. Poi metti che tu sei partito con una dimensione di impianto e di consumi per cui arrivi all'80% di condivisione. Ma se poi quella cosa è successo e hai tanti consumatori, quella condivisione paradossalmente può aumentare, ma tanto fino a non dare, come dire, dei benefici ragionevoli alla comunità energetica. A quel punto ti conviene investire su nuovi impianti, quindi è sempre una questione di equilibrio, soprattutto nelle fasi iniziali. Poi le cose si svilupperanno e si stabilizzeranno in qualche modo. Però quando parli di investimento è la stessa comunità che accumula del denaro grazie agli impianti e poi investirli in altri impianti. Si può fare qualche domanda? Sì, poi dopo. Assolutamente, non solo puoi investire in altri impianti. Per esempio, una delle esperienze delle comunità energetiche in Piemonte, loro stanno, ad esempio, ragionando su un'altra cosa. Gli investimenti, una volta fatti gli impianti, gli investimenti li investo in efficienza energetica, perché questo mi consente di ridurre i consumi, avere più energia a disposizione che magari io posso utilizzare, come stanno pensando di fare, per ricariche di auto elettriche. Anche l'auto elettrica è condivisione di energia, se io ricarico quell'auto nel momento in cui l'impianto sta producendo. Certo. Immaginate le cose che potete fare, non solo. Ve ne racconto un'altra, che è un modello molto simile alle comunità energetiche, che è quello delle cooperative energetiche che sono nate in Italia
a partire dal 1900. Noi quando parliamo di comunità energetiche è una novità normativa, ma non una novità del sistema energetico. Noi abbiamo decine di comuni e di territori nel nostro paese sull'arco alpino che sono autosufficienti dal punto di vista energetico con le proprie fonti rinnovabili, con un mix di tecnologie, idroelettriche, passe, eccetera. Il comune di Prato allo Stelvio, cooperativa energetica con cittadini, amministrazione, imprese, ha sviluppato il suo sistema, ha la sua rete locale, che gli ha permesso nel famoso 2003, nell'anno del blackout, di essere l'unico comune sulla terraferma ad avere energia, mentre tutto il resto dell'Italia non aveva energia ed era senza corrente. Però oggi, grazie al fatto che riesce a risparmiare notevolmente in tema di bollette, in tema di produzione di energia, è uno dei pochi comuni che da solo si sta portando la fibra ottica, cioè la cooperativa energetica diventa non solo cooperativa energetica ma anche cooperativa di comunicazione e si sta autoinstallando la fibra ottica per offrirla ai suoi soci e agli abitanti del comune. Questo per raccontarvi qual è il livello anche di innovazione che un sistema di questo genere può portare. Loro nel tempo hanno investito negli impianti fino a che non gli sono stati sufficienti per il loro territorio, sul sistema energetico, sull'efficienza, ovviamente continuano a farlo anche in termini di manutenzione, di innovazione, eccetera, e poi hanno deciso di prendere quelle risorse e investirle su altre cose necessarie. Senti, quante sono attualmente le comunità energetiche in Italia? Abbiamo notizie anche sulla statistica, insomma, quante persone si stanno allacciando, quante energie stanno producendo? Stanno cominciando adesso. Guarda, stanno cominciando adesso. Noi lo scorso anno ne abbiamo mappate tra realizzate in movimento una quarantina e il prossimo 26 maggio usciremo con il nuovo record. Sono già partite tutte queste, giusto? Allora, molte, allora, l'anno scorso erano, sono, l'anno scorso partite erano tre. Quest'anno tra comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo collettivo, le comunità energetiche sui condomini, il numero è deciso, non posso dirvelo perché sennò mi giuro il numero del 26 maggio, però quello che vi posso dire è quello che si sta muovendo in Italia è tanto di più. Abbiamo soltanto, come al solito, un unico problema, che noi siamo passati dalla fase sperimentale al recepimento della direttiva europea. Peccato che mancano i decreti attuativi e quindi abbiamo decine di comunità energetiche ferme perché non sanno a quale configurazione attaccarsi, a quella sperimentale o a quella nuova che è più conveniente. Ecco qua. Senti, ultima cosa e poi passiamo alle domande, possibilmente per scritte su chat, ce ne sono già un po'. Era questo problema delle sovrintendenze, insomma, no? Delle autorizzazioni. Notizia proprio di qualche giorno fa che il progetto di realizzare dei impianti eolici sulla diga di Genova è stata bocciata proprio dalla sovrintendenza delle Belle Arti. È un tema, ecco, soltanto volevo una tua riflessione, insomma, per capire un po', anche perché io ti posso dire una cosa abbastanza interessante. Con le pale eoliche non avrebbero funzionato. Sì, questo è un altro aspetto. Allora, però indubbiamente c'è questo problema. Nessuno ha avuto il coraggio di dire che... Sì, ma non credo che la sovrintendenza sia mantenuta per questo motivo che anch'io conosco e condivido. Cioè. E, appunto, non è un limite, un fattore limitante allo sviluppo di queste comunità, un'eccessiva, diciamo così, pressione che riguarda le tematiche anche estetiche, ma insomma, in parte condivido, però... Forse è meglio avere le idee chiare, no? Se posso o non posso metterle. Guarda, allora, ci puoi dare? Su questo, allora, una notizia buona è che con il decreto energia di inizio marzo, per diciamo, le aree, per i centri urbani, cioè tutte le aree non vincolate, non i centri storici, eccetera, esiste la liberalizzazione dell'installazione. Quindi basta presentare una DIA ed è... Sono anni che lo chiediamo ed è, sembra, come dire, ci è voluta una guerra per poter permettere ai cittadini di fare una cosa che doveva essere di diritto già 20 anni fa, direi.
Su, per quanto riguarda i temi della sovrintendenza, diciamo che le criticità sono tante. Per farvi un esempio, il pannello solare installato a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, nota per altre tipologie di cronache, pannello perfettamente integrato, visibile solo con un drone che vi doveva passare sopra, è stato bloccato dalla sovrintendenza per un vincolo che esisteva in quel luogo tipo 40 anni fa, legato a quello che era allora lo sviluppo di San Giovanni a Teduccio, che oggi nulla a che vedere con lo sviluppo di quella periferia e dell'abbandono di quella periferia. Senza arrivare a Genova, il blocco dell'eolico del Nearshore, scusate, lui partecipa sempre, è sempre molto interessato quando si tratta di fotovoltaico, l'eolico Nearshore davanti ai Ilva di Taranto, che è finalmente in costruzione, è stato bloccato dalla sovrintendenza per il paesaggio sull'Ilva, sul Golfo di Taranto, non per quello che c'era intorno, per il Golfo di Taranto. Allora, che la sovrintendenza debba avere un ruolo, questo è sacrosanto. Che la sovrintendenza prenda qualche abbaglio, un po' troppi, è un altro dato di fatto. Quello che noi chiediamo, ad esempio, voi non so se avete presente che sulla sala Nervi del Vaticano c'è uno degli impianti solari fotovoltaici meglio integrati su quel territorio. Roba che da un'altra parte in questo paese nessuno ci avrebbe mai consentito di fare. Allora io quello che dico è, noi dobbiamo preservare le bellezze degli edifici, ma siamo anche di fronte a delle emergenze epocali e siamo anche di fronte però alla capacità di integrare quegli impianti e fare in modo che questi possano essere installati e non visibili, senza rovinare niente, perché l'impianto della sala Nervi non si vede. E questo noi lo possiamo fare su mille cose diverse, non solo, io non dico di andarla a mettere su Santa Maria Novella, no, sul piazza, cioè, è un'altra storia, non solo, ma nei centri storici esistono edifici che sono vincolati perché appartengono a quel territorio, hanno avuto una storia, ma nel frattempo abbandonati, si sono trasformati, credo, da alberghi storici in appartamenti, il comune non ha mai fatto manutenzione, hanno cambiato colori, sono decrepiti, eccetera, però un pannello solare non si può mettere, il condizionatore sì. Allora, c'è qualcosa che a me non torna. Allora, è ovvio che la sovrintendenza, per quanto ci riguarda, deve, nel suo ruolo, perché deve averlo il ruolo, cioè non è che la sovrintendenza in Italia esiste così a caso, la sovrintendenza nel suo ruolo, avere però uno sguardo molto più lungimirante, molto più innovativo, dettare delle regole di realizzazione e integrazione degli impianti, così come lo chiediamo di farlo nei territori. Cioè non è che gli impianti eolici vanno bene così tout court, sempre e comunque. Gli impianti fatti bene, compresi quelli nei centri storici. Se no, noi all'autonomia dal gas, eccetera, non ci arriveremo mai. Catuscia, giusto un'idea che sta nascendo qua a Genova. Sto parlando con l'Ordine degli Architetti per lanciare un concorso nei licei artistici e scientifici. Per fare cosa? Per mettere i pannelli sulle case, ma non solo sui tetti, sulle facciate. C'è pieno di edifici orribili, anni 50, che hanno delle pareti bianche, brutte, sgarruppate, oppure anche dipinte col nuovo incentivo, e che non servono, scusate tanto, a un tubo. Allora pare che forse riusciamo addirittura a tirare fuori qualche 1.000 euro per premiare qualche studente che si diverte a pitturare con Photoshop o a fare con pennarelli e a vedere quali case possono essere diventate, trasformate in autonome. A Genova c'è ad esempio una bellissima caserma, orribile, a Sturla, che è talmente brutta architettonicamente che coperta di pannelli diventa una meraviglia e sarebbe indipendente e genererebbe energia di una comunità con i locali. Ecco. Speriamo di riuscire a farla, a convincere gli architetti. Perché a questo punto è tempo di
rispondere, visto che ci sono parecchie domande. Ci sono domande, dai. Maria Teresa, se domande. Ce le leggi, ecco, vediamo. Ce ne sono parecchie. Allora, Simona aveva chiesto abbastanza presto: se nella comunità ci fossero soggetti con necessità energetiche differenti, per esempio abitazioni e attività commerciali o piccoli artigiani, che quindi utilizzano l'energia in orari diversi, si potrebbe arrivare a consumare tutta l'energia prodotta? È permesso? No, è indicato, è meglio. Quanto più le utenze e i profili di consumo sono diversificati, tanto più è garantito che l'energia viene, l'utilizzo della tecnologia venga massimizzata e utilizzata. L'altro consiglio sono gli accumuli. Nel momento in cui sto facendo un investimento, ragionerei anche di accumulo. Certo, certo. Enzo chiede se è incentivata l'energia scambiata. Se uno non fa parte della comunità, lo preleva comunque nella rete, preleva comunque dalla rete. Anche questa è incentivata? Eh no. Quella, se tu fai parte della comunità energetica, allora, parliamo, allora, un concetto chiaro. Lo scambio di energia è virtuale, quindi tu non sei collegato all'impianto. Se fai parte della comunità energetica, stai consumando in quelle fasce orarie, ti viene incentivata. Quella che non consumi viene immessa in rete e pagata, ma se tu non fai parte della comunità energetica, anche se fisicamente come utente sei all'interno di quel perimetro, tu probabilmente consumerai l'energia prodotta da quegli impianti per ragioni fisiche e di rete, ma non nulla avrai a che fare con la comunità energetica, quindi pagherai la tua utenza normale al tuo gestore energetico. Enzo aggiunge, cosa mi dite della stabilità? Della rete? Non c'è problema. Tu non ti stacchi dal tuo gestore, quindi se l'impianto non produce, tu avrai l'energia come ce l'hai oggi dal normale mix energetico garantito dallo Stato, fatto di gas, carbone, rinnovabili, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono problemi di distacchi. Tu continui ad avere la tua bolletta e poi hai un pezzo in più fatto dalla comunità energetica, gestita in un altro modo. Quindi non avrai, tra l'altro la direttiva prevede anche un'altra cosa, per ora non per complicarvi troppo, però tu avrai il tuo gestore e la comunità energetica, il GSE ti riconosce diciamo l'entrata della comunità energetica ogni X tempo, vedremo con i nuovi decreti, quei soldi arrivano alla comunità energetica e il gestore, diciamo l'amministratore della comunità energetica dividerà, come fa l'amministratore condominiale, in base, parliamo di millesimi. I millesimi. Esatto. E con quei sistemi che abbiamo fatto. Per... Posso prenotare per una domanda? E non puoi scriverla? E non sono capace. E vabbè, allora aspetti che finiamo quelle scritte. Caterina chiede, nei condomini le facciate e i tetti sono proprietà indivisa, i balconi privata. Se tutti questi venissero dotati di pannelli fotovoltaici condivisi, si potrebbe eliminare il riscaldamento a metano? Diciamo, la tua abitazione non è particolarmente efficiente, avrai sempre bisogno di riscaldarti. Quindi non è soltanto una questione di come, di quanta energia produco, ma anche di come la consumo. Quindi io direi che è fondamentale che in questo momento si investa su due cose: efficientare le proprie abitazioni per ridurre i consumi e fare in modo di aver bisogno anche di meno calore, elettrificare i consumi, quindi eliminare le caldaie a gas, perché lì è anche l'altro vettore su, in questo momento anche il costo energia, e cercare di, in base anche alle aree geografiche, di sostituire quella tecnologia con altre tecnologie. Facendo tutto questo, efficientando, producendo energia in autoconsumo, eccetera, eccetera, tu puoi arrivare anche ad avere emissioni, consumi azzerati, ma in termini di bolletta, non in termini di bisogno, perché tu comunque la lavastoviglie la devi mandare. Quindi quel consumo ce l'avrei sempre. Enrico su questo aveva forse qualcosa da aggiungere? Ma io volevo aggiungere una cosa, e forse alla domanda precedente, quando parlava della stabilità. Forse intendeva la stabilità della rete elettrica generale. Sì, probabilmente questo, sì. E la stabilità migliora tantissimo con la comunità, perché non ci saranno, cioè tutta l'energia che viene consumata nella comunità rimane lì, cioè non vanno
ad incidere sulla rete generale italiana o nelle varie cabine elettriche. Quindi più questo sistema di comunità si espande, più la stabilità della rete sarà bella, notevole, piatta. Non dovremo aver bisogno più neanche delle forse degli interventi del turbogas, casomai fosse oscillazioni della rete. Altre domande ci sono? Sempre Enzo chiede: che rapporto c'è tra le potenze di impianto e la capacità e la potenza di scarica delle relative batterie? La Madonna, ragazzi. Devi Vabbè, un accenno, vediamo. Non è una risposta, Piero, non è una risposta accettabile. Anche nei termini, diciamola così. Sì, è un po' complicato, si può fare. Ci fanno il kilowattora, uno fa il conto di quanti kilowattora. Dai, rinuncio. Bello, fallo tu il conto. Visto che sei un ingegnere. Rinuncio. Facciamo... Ho fatto la domanda, dati una risposta. Facciamo un incontro dedicato a questi temi. Sarà meglio. Qualche altra domanda? Ancora Marco che chiede, le attività produttive utilizzano corrente trifase a 380 volt. Come si possono integrare in una unità energetica? Ecco. Vabbè, mi pare una buona domanda. Ah, non c'è problema, ci sono gli inverter trifase, i trasformatori, roba da elettricisti, non c'è problema. Da elettricisti. Ma soprattutto vi ricordo che parliamo di un sistema virtuale, quindi sì, certo, giusto. Non vi dovete preoccupare della rete, della stabilità della rete. Beh, però nella rete sotto la cabina elettrica non è tanto virtuale, perché i limiti della cabina elettrica piccola... No, perché i collegamenti non sono mai fisici e sono sempre tutti virtuali, a meno che non è un autoconsumo collettivo e quindi rimane sempre uno scambio virtuale. Vabbè, capito, sì, però... E a questo punto ho finito le domande in chat e possiamo lasciare spazio a Luigi. Fasce, purché Fasce, non se ne prenda prego, troppo. A te, Fasce. Domanda... Allora, io ho già provato in anche un'altra occasione di capire qualcosa. Naturalmente capisco quasi niente. Anche no. Ve lo comunico. Ma io ho bisogno di sapere una cosa semplice. Faccio un esempio. Io sto cercando nel mio caseggiato a Genova, no? Parlata con l'amministratrice, che sta predisponendo per il finalmente dobbiamo mettere a posto il tetto. Io ho fatto la proposta di mettere i pannelli solari, no? Questa mi ha detto che non sa che fare. Allora, come possiamo avviare, diciamo, il bandolo della matassa per un cittadino che vuole attivarsi, nel senso che ho sentito che sembra che una comunità energetica così nasca improvvisamente, come tutto compreso, tutto fatto, tutto... Qui a Genova io non so da che parte girarmi. Ho proposto per le prossime elezioni che ci sia un ufficio tecnico che consenta al cittadino di avere delle informazioni tecniche per avviare dei pannelli solari e quant'altro. Ma io sto vagolando nel buio. Se per caso date voi il bandolo della matassa, sarei molto contento. Perché... Un problema, hai evidenziato un problema reale. L'unica cosa che posso dirti è questa, che con l'incentivazione 110% la legge permette 20 kW, che non sono tanti per un condominio. Il problema è dove metterli questi pannelli. Sul tetto, c'è tutto il posto, ma io non so... E la procedura. E poi come attiviamo? Che... E poi come attiviamo delle comunità energetiche qua a Genova? C'è un modo? Ci avete date un'indicazione? Ci adesso guarda, esperti, se ci può... mandate qualcuno, un commissario? Un attimo. Catiuscia, io ho attivato. Mandaci un commissario del popolo. Ci vengo io per te, guarda, non ti devi preoccupare. allora ti prenoto. No, no. Di dove sei? Guarda, vengo da Roma per te, non ti devi preoccupare. Guarda, su questo per guarda, abbiamo fissato però... un incontro tra Lega Ambiente e il mio sindaco di Bogliasco, proprio per queste cose, perché indubbiamente gli amministratori per primi hanno bisogno
di dritte per come, tra l'altro, sfruttare queste risorse economiche comunque ci siano. Quindi sicuramente c'è bisogno di gente esperta, Katiuscia, chi per lei, insomma, potrebbe essere una di queste, perché questa cosa si mette in moto. Questo è un aspetto, penso, importante. Non so se appunto vi state anche voi come Lega Ambiente organizzando per fare questa comunicazione diffusa. Sicuramente ce n'è bisogno. Guardate, la parte di comunicazione è sempre davvero importante, no? Potete immaginarlo, soprattutto su una cosa così nuova. Noi ci stiamo organizzando, almeno come associazione, per aiutare sia i piccoli comuni per essere pronti a presentare i bandi sul PNRR, proprio perché lì c'è bisogno di fare progettazione, c'è bisogno di fare progetti di prefattibilità, di andare a vedere gli spazi, insomma la questione può essere anche complessa. Anche sui piccoli, cioè su singoli cittadini, ora per aprire una comunità energetica bisogna essere minimo in due. Però anche su questo noi ci siamo assolutamente attivi. Chiunque, ora ve lo racconto in generale, però poi Federico ha tutti i miei contatti e quindi scriviamoci, ci sentiamoci. E vi aiutiamo molto volentieri a farla, però in generale chiunque, noi abbiamo uno sportello, basta che scrivano energia@legambiente.it e rispondiamo a chiunque, mandiamo i materiali informativi. Ora apriremo tra pochissimi giorni 6 sportelli regionali su queste tematiche, anche relativa al superbonus, perché la connessione comunità energetiche superbonus è davvero strategica. E quindi noi ci siamo per aiutare davvero chiunque. Cosa davvero davvero importante, come diceva Pier Enrico e come diceva Luigi, è che le amministrazioni si devono in questo momento, secondo noi, un po' organizzare per fare degli sportelli, delle giornate informative, perché lo strumento è davvero importante. È importante, sì. Questo è il problema, sì. Però noi lo sapete, noi qualsiasi cosa di cui voi abbiate bisogno, noi ci siamo sempre. Sì, sì. No, dicevo, mi pare l'11, abbiamo un appuntamento col sindaco di Bogliasco, che ha già dato la sua attenzione. Tra l'altro noi abbiamo già 2 impianti fotovoltaici del comune, che potrebbero essere loro il punto di partenza di una comunità energetica boglioschina. E l'appuntamento è con appunto amici di Legambiente, che verranno a raccontarci, penso, le cose che adesso Katiuscia ci ha accennato. Io, se non ci sono altre domande, finirei qui. Sì, comunque sarà la pena a settembre, ottobre, alla ripresa di riprendere questo argomento. Chi voleva intervenire? Scusate, ho sentito una voce. Ma non so. No, io volevo dire una cosa. Ah, prego, Katiuscia. Una cosa davvero importante, secondo me. Ora, in attesa che tutti quanti facciamo le comunità energetiche, entriamo a far parte delle comunità energetiche, però vi do un suggerimento. Prego. Cambiate bolletta del gas e andate a farvi la bolletta 100% rinnovabili. Comunque conviene, perché la componente energetica costa meno. Fate bene al sistema. Cooperative energetiche, aziende molto serie che lo fanno, ed è veramente una mano santa anche rispetto a quello che accade oggi, rispetto alle logiche geopolitiche energetiche. Bene, grazie Katiuscia del consiglio, grazie Piero per le informazioni che ci hai dato. Adesso la parola a Maria Teresa per il prossimo appuntamento, che è abbastanza breve, mi pare, no? Sì, intanto prendendo la parola ringrazio veramente sia Piero che Katiuscia per le informazioni e la novità di questa cosa. L'avevo detto all'inizio, secondo me è veramente rivoluzionaria. E, un attimo, sì, e proporrei davvero alla ripresa di queste conferenze sì, concordo, di riprendere questo discorso, perché mi sembra che valga la pena, no? Assolutamente sì. Sì, certo. Perché così vediamo i decreti attuativi. Assolutamente sì. Certo, perché ancora il discorso è in costruzione, no? Quindi a settembre-ottobre ne sapremo qualcosa di più e lo riprendiamo, perché appunto avevo intuito che fosse una cosa veramente rivoluzionaria e me l'avete confermato. Ah, bisognerebbe capire. Aspetta, con la prossima appuntamento, vai, perché io devo scappare. Aspetta, cosa vuoi dire, Piero? Veloce? Cioè, se gli esempi esteri in Germania è normale che ci siano le comunità.
Ora dobbiamo vedere il nostro paese cosa fa. Concludiamo oggi e concludiamo con la prossima conferenza. La prossima conferenza riguarda questa cosa di cui si parla ogni tanto, di promuovere l'assorbimento del carbone, della CO2 da parte della terra, dei suoli, del terreno. Bene, la prossima settimana parleremo di questa cosa con Luca Montanarella, un esperto in argomento, un laureato in scienze agrarie e un collaboratore della Comunità Europea, che ci spiegherà quanto questo è possibile e cosa in questa direzione sta facendo la Comunità Europea. E tra l'altro con tante ricadute positive sull'agricoltura, sulla riduzione dei consumi di acqua e quant'altro. Quindi è un argomento un po' tecnico, ma estremamente importante anche questo. Io ringrazio allora tutti e allora questo prossimo appuntamento il 12 aprile. Grazie a tutti veramente.